signore Micichè, allora eccolo lì, felice all'arrivo della Coppa Sila, del centenario. Allora, quando hai visto l'arrivo, quando hai visto la finita la Coppa Sila, che non è una gara facile, cosa hai pensato? Allora, pensi anche mentre corri, perché è una gara spettacolare, lo pensavo ieri alla prima salita di prova, alla prima volta. Questa è una gara, queste sono gare. È una gara, ecco. Questa è una gara, è veramente un peccato che siamo in pochi, è un peccato non valorizzarla, però bellissimo, bellissimo. Pensavo di fare una bella prestazione, comunque tranquilla, senza badare al risultato, perché ero da solo in classe, da solo sì, in gruppo. Sì, hai pensato a finire la gara nel migliore dei modi. Però nonostante altra gente esperiente mi aveva avvisato che la strada era peggiorata ora in questi ultimi anni, però arrivare su e fare 5.15 la prima volta in Sila, complimenti, penso che sia un bel tempo. Assolutamente, dai. Sì, di tutto rispetto. Va bene, ho capito che già la Sila ti è entrata nelle vene, nella torneremo prima... a rifarla per bene forza. Vuoi salutare qualcuno? Saluto la mia famiglia da casa e ringrazio il team Catapano, mio fratello, tutti per l'assistenza, per la bella macchina e tutti gli amici che mi hanno seguito da casa e già stanno a chiamare e mi scrivono. Bene, grazie Salvatore, grazie. Alla prossima. Ciao, ciao. Avanguardia. Gruppo CN, ovvero i prototipi motorizzati con motori di derivazione di serie, ha vinto Salvatore Micichè, pilota della Catania Corse con la Osella P21 S Honda. Quarta posizione per il vincitore del gruppo CN, pilota della Catania Corse su Osella PA21 S Honda, Salvatore Micichè. Formiamo il podio, terzo gradino del podio. Presidente, mi permetto di un suggerimento, una sottolineatura. Possiamo invitare anche qui il direttore di gara, visto che ha coordinato le operazioni... Il direttore di gara, diciamo che è riservato, quindi però è sempre un grande piacere avere colui che coordina questa complessa macchina dell'organizzazione, e noi il nostro ringraziamento, la nostra gratitudine va innanzitutto a tutte le forze dell'ordine che attraverso il direttore di gara hanno avuto sempre ben chiaro il quadro della loro operatività durante questo lungo weekend di sport, e va anche a tutti i commissari di percorso, va alla Federazione Italiana Cronometristi e tutti i volontari che hanno collaborato, continuano a collaborare con l'Automobile Club Cosenza, presieduto naturalmente dall'ingegnere Ernesto Ferraro. Direttore, ti tocca anche insieme all'ingegnere Ferraro dare una coppa, per cui terza posizione per il pilota della Best Lap su Osella PA21 in versione E2SC, Rosario Iaquinta. Rosario Iaquinta che torna al volante di un Osella, come al volante dell'Osella ha conquistato il secondo posto, altra Osella in versione PA2000, il pilota della Fasano Corse, Francesco Leo Grande. Prima di chiamare il vincitore, chiamiamo nuovamente qui sul podio, sul palco, Adolfo Eusebio, vincitore della classe DSG della TCR. Avevamo una classifica incompleta, quindi Adolfo Eusebio, eccolo qui, Adolfo Eusebio, consegniamo pure la coppa e mettiti pure qui insieme alla top 10, perché così un pilota bravo in più non guasta mai sicuramente. Perché noi dobbiamo annunciare il vincitore. Prima di annunciare il vincitore mandiamo un grande saluto, un grande abbraccio a Giovanni Cassiba, purtroppo sfortunato protagonista di questa edizione della Coppa Sila. Nelle battute iniziali ha dovuto fermarsi, ma le corse sono così, ce l'ha detto fino a stamattina, le corse sono così quando si dà il tutto per tutto. Signori, vince il trofeo Domenico Scola, vince la 43esima Coppa Sila con un ottimo tempo di 4:58:62 e portacolori della scuderia Ateneo Motorsport, protagonista anche del massimo campionato, la super salita. Arriva da Ragusa, precisamente da Comiso, per la seconda volta firma l'Albo d'Oro, Samuele Mirko Cassiba. Passa davanti a tutti, scambia complimenti con tutti, come si conviene a un campione che si rispetti.
ci si complimenta con tutti quanti i protagonisti, con tutti quanti coloro che sono stati degli avversari temibili e che hanno spinto il vincitore a dare il massimo come hanno dato il massimo loro stessi. E l'ingegnere Ernesto Ferraro consegna il trofeo Domenico Scola e quindi consegna la coppa del primo, il trofeo Domenico Scola. Esattamente, esattamente, eccolo qui. Naturalmente, eccolo qua Emilio che consegna il trofeo Domenico Scola. Emilio, anche tu vai per una foto sul palco con il vincitore. Anche il rappresentante di Noleggia insieme all'ingegner Ferraro, formiamo un'unica. Benissimo, grazie per il suggerimento. Aspettate perché non abbiamo finito, perché il trofeo Misasi va a Carmelo Scaramozzino e quindi con un grande applauso dedicato a un grande amico, a un grande appassionato, il trofeo Misasi va a Scaramozzino, come il trofeo Domenico Scola a cui è intitolata la gara va a Samuele Cassiba. Questo è la top 10, questo è il podio della 43esima Coppa Sila, la gara organizzata dall'Automobile Club Cosenza, decimo appuntamento del CVM Sud. Signori, appuntamento alla prossima edizione, grazie a tutti.